Teurgia. Parliamo un attimo della teurgia in modo che possiamo togliere dall'idea comune ciò che può essere pensato per essa. Bisogna comprendere che così come esiste la magia, così come esiste il misticismo ed esiste l'alchimia, esiste la teurgia. La teurgia è molto simile alla magia trasmutatoria, poiché porta direttamente un'anima umana ad equipararsi agli dei e quindi ad ascendere verso di essi. Mentre con la magia si ha quella capacità, mediante i meccanismi che esistono nell'universo, di far discendere le forze che si trovano in movimento nell'universo stesso, con la teurgia si ha la possibilità di ascendere verso le forze stesse per poter uscire dalla necessità. Se il teurgo è una persona, un iniziato che sa come agire, ha la possibilità di conquistare qui in vita, direttamente in vita, la libertà che gli si aprirà direttamente all'atto della morte. È una capacità di azione scientifica e precisa mediante la conoscenza delle leggi universali e oltre, che entra direttamente in contatto con, appunto, con gli dei. Teurgia o teurgia indica creazione degli dei. Creazione nel senso che si ha quella capacità di creare il proprio destino, di portarlo verso l'alto, di renderlo veramente nelle proprie mani. La teurgia è quindi l'arte di diventare simili agli dèi. Si può diventare simili agli dèi assorbendo gli dèi, e questa è la pratica iniziale della teurgia, poiché salendo si giunge a poter incontrare le forze eterne e a potersi unire ad essi. Mentre nella magia noi abbiamo quella essenza di comprensione dei meccanismi della forza universale in movimento, nella teurgia, come detto, noi abbiamo la conoscenza della forza degli dei, cioè di coloro che reggono l'universo. Ecco che la teurgia diventa superiore alla magia se non è unita ad essa da conoscenza specifica. La magia, quindi vista nella maniera come oggi è vista, diventa inferiore. Ma se noi giungiamo alla conoscenza della magia mediante la vera essenza che essa ispira da sempre, ossia la conoscenza di per se stessa, e quindi la sapienza dei movimenti di tutto ciò che avviene nell'universo, ecco noi possiamo avvicinarci alla teurgia in una maniera e una sagacità superiore. La magia ha la capacità di muovere i poteri non per proprio potere. La teurgia ha la capacità di muovere i poteri per proprio potere. La magia ha la capacità della conoscenza e quindi di quella conoscenza che sottende i cicli naturali, i periodi, i momenti e tutto ciò che deve essere osservato, così come in alchimia, all'esterno di se stessi. La teurgia ha quella capacità, sì, di osservazione, ma di elevazione interiore. Un teurgo non è possibile che possa essere un teurgo se non ha la capacità di elevarsi in se stesso. Il mago, come comunemente inteso, può essere capace di agire nell'universo gettando ombre enormi con la sua azione affinché possa condizionare l'universo stesso, sfruttando come una specie di gioco di jiu-jitsu a suo vantaggio le leggi universali per giungere a certe parti, e può anche non essere di livello eccelso a livello morale. Mentre un teurgo ha bisogno di essere a livello veramente interiore, a livello alto, perché altrimenti non è possibile per lui ottenere nulla. Per
Va da sé che ci sono due vie possibili anche nella teurgia, come così nella magia. Va da sé che noi abbiamo la possibilità di avere queste azioni anche a livello, diciamo, di numi neri, di numi oscuri. Dipende dalla propensione della persona e dal modo di essere della persona.